E siamo di nuovo in studio per la prima parte del nostro telegiornale. La provincia di Brindisi, malgrado i 15 milioni di tagli subiti dal 2009 ad oggi, ha mantenuto tutti i propri servizi senza alcun aumento delle tasse. E questo in sintesi il messaggio che il presidente Ferrarese ha lanciato oggi durante la conferenza stampa organizzata per illustrare il bilancio di previsione 2012, ma anche per spiegare l'attività svolta fino ad oggi dall'ente da lui presieduto. Il servizio l'intervista. Conferenza stampa in provincia durante la quale il presidente Ferrarese ha illustrato l'attività svolta dalla sua amministrazione dal 2009 ad oggi ed in particolare ha parlato del bilancio di previsione 2012. Durante questo periodo, ha detto il presidente, ci sono stati tagli per 15 milioni di euro dovuti a minori entrate dell'ente che avrebbero determinato la chiusura totale di tutti i servizi principali di cui si occupa l'amministrazione, tra cui l'università, la cittadella della ricerca, la Santa Teresa e i servizi sociali. Invece, grazie ad una razionalizzazione delle spese, si sono mantenute in piedi tutte le normali attività, provvedendo anzi a qualificarle maggiormente e a renderle più efficienti, come per il caso della Santa Teresa. Il tutto è stato realizzato senza alcun aumento delle tariffe di competenza della provincia, non aumentando la tassazione ai cittadini, ma riducendo le tasse evase, le spese dell'ente e controllando in maniera puntuale le entrate derivanti dalle imprese e le infrazioni del codice della strada. La provincia di Brindisi, ha concluso a Ferrarese, ha realizzato quindi un circuito virtuoso che poche amministrazioni sono state in grado di realizzare. Presidente, in virtù del principio della trasparenza di questo ente, lei oggi ha avuto una conferenza stampa per spiegare quello che è il bilancio del 2012 della provincia e spiegare come si è riusciti ad arrivare praticamente in pari. Beh, chiaramente era un obiettivo da raggiungere, una scommessa difficilissima perché noi abbiamo subito alla fine tra minori trasferimenti, decreti legge degli ultimi governi e incassi in meno dovuti alla crisi, praticamente 15 milioni in meno. Cosa avremmo dovuto fare? Con 15 milioni di euro in meno avremmo dovuto immediatamente chiudere l'università. Avremmo immediatamente dovuto chiudere il servizio di trasporto pubblico o i servizi sociali, non avremmo potuto più darne, o le ristrutturazioni nelle scuole, o quindi l'università. Noi non abbiamo fatto invece nulla di tutto questo. Ma cosa avremmo dovuto invece fare per compensare? Avremmo dovuto aumentare le tasse, le RC auto. 100 province in Italia hanno fatto questo, non l'abbiamo fatto. Avremmo dovuto aumentare la tassa sul passo carrabile, sulle province, sulle strade provinciali, non l'abbiamo fatto. Avremmo dovuto aumentare la tassa sulle caldaie, che è la più bassa in Italia. Gli altri sono già al doppio. Non abbiamo fatto nemmeno questo. Quindi non abbiamo aumentato di un euro le tasse, nonostante abbiamo avuto 15 milioni di euro di tagli. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo utilizzato le buone pratiche, quelle che bisogna utilizzare per governare e governare bene. E quindi non c'è bisogno di chi va a sbraitare nelle piazze. Vengono a vedere quello che abbiamo fatto noi, venissero a vedere quello che abbiamo fatto noi, utilizzando i migliori metodi per governare, tagliando ovunque, tagliando i rami secchi, governando anche le nostre partecipate, risparmiando milioni di euro ovunque. Noi abbiamo fatto questo, e solo questa provincia, una piccola provincia, ha risparmiato 15 milioni di euro, mantenendo gli stessi servizi. Ecco, noi continueremo a lavorare così. Abbiamo raggiunto anche questo obiettivo. Solo 15 province in Italia l'hanno raggiunto come noi. Io sono orgoglioso di portare avanti questo progetto di una nuova politica, una politica fatta con concretezza, con determinazione, con serietà, con professionalità, con onestà. Così bisogna governare bene. Beh, se tutti, gli enti in Italia, nel paese, utilizzassero questo modo di fare, sicuramente il paese lo risaneremmo tranquillamente. Gema in difficoltà, il Comune di Brindisi ha infatti messo in mora la società delegata alla riscossione dei tributi dopo la sospensione del servizio da parte di una ditta ad essa collegata relativamente alla riscossione delle contravvenzioni, in dubbio anche il rapporto per la riscossione degli altri tributi, i particolari nel nostro servizio. Non c'è che dire, Brindisi è una città sfortunata in alcuni settori. Oltre a quello oramai storico della nettezza urbana, adesso c'è anche quello dei tributi. Da quando la giunta Antonino decise che era meglio togliere quell'ufficio dal comune di Brindisi, non ci siamo più raccapezzati, anche perché se quella scelta all'epoca poteva sembrare vincente, nel corso degli anni si è dimostrata non solo deleteria, ma addirittura disastrosa. Allo stato, dopo il forfè dato prima da Gestor, poi da Soget, sembra che anche la GEMA sia destinata a creare più problemi che a risolverli per la pubblica amministrazione.
Infatti allo Stato sembra siano già partite le contestazioni al contratto da parte del Comune, che lamenta la interruzione del servizio di controllo telematico delle riscossioni delle multe, che appunto era una delle attività a carico della GEMA e che la stessa aveva delegato a una ditta specializzata nel settore. Quest'ultima ha praticamente spento la spina e quindi adesso il Comune non ha più la possibilità di capire cosa stia succedendo per quella situazione. Sembra, ma bisogna prendere queste notizie sempre con il beneficio di inventario, perché a Palazzo di Città nessuno intende dare indicazioni ufficiali, che manchino dei pagamenti e che quindi questa società di informatica abbia smesso di fornire la propria attività. La cosa grave è che praticamente manca l'aggiornamento totale, si rischia il blocco di ogni situazione, anche quelle legate alla riscossione degli altri tributi. Come si risolve il problema? Decidendo con un atto di coraggio che il Comune deve occuparsi direttamente della riscossione dei propri tributi, come stanno facendo tantissime altre città d'Italia, addirittura delle regioni, affidando la gestione, oltre che ai 20 dipendenti che restano fuori da un eventuale forfè della GEMA, anche a una cooperativa di giovani, magari professionisti, che faccia i controlli incrociati con l'Agenzia delle Entrate e con il Catasto. L'occasione adesso è data dalla concomitanza della nuova tassa IMU, che ha caratteristiche miste, cioè da una parte i comuni e dall'altra lo Stato. Quale migliore occasione per creare un rapporto diretto tra le banche dati dei due enti? Con questo sistema, cioè creando una società a totale capitale pubblico, che si potrà avvalere quindi anche della collaborazione straordinaria di cooperative allestite per risolvere determinati problemi, molte situazioni saranno risolte. Si potrà così evitare estremo disagio come quello attuale con le società appaltatrici, che si sono trovate di fronte colossali errori di notifiche che hanno prodotto almeno 2.000 ricorsi contro la GEMA, determinando grande difficoltà di incassi e anche la possibilità che in caso di soccombenza del Comune ci sia la perdita totale degli introiti. Un Comune che non si preoccupa di organizzare al massimo le sue entrate è destinato a operare sempre in emergenza. Per adesso però si dovrà gestire questa situazione sperando che la GEMA sia in condizione di superare le sue attuali difficoltà, ripristinando un rapporto corretto con l'amministrazione comunale, ma al di là delle soluzioni tampone dell'ultimo momento, il problema di questa situazione tributi resta veramente tutto quanto per intero. La Regione Puglia deve assumere un ruolo attivo nell'azione di contrasto al crimine comune e organizzato, è quanto ha dichiarato il consigliere regionale di Futuro e Libertà, Euprepio Curto, il quale ha presentato una proposta di legge finalizzata alla istituzione di una commissione regionale antimafia. Compito della commissione, se la proposta dovesse essere approvata, sarà quello di analizzare e verificare il livello di diffusione della criminalità in Puglia attraverso indagini conoscitive, adottare più appropriati strumenti legislativi di contrasto ed elaborare circuiti sociali e culturali finalizzati alla promozione della cultura della legalità. E andiamo avanti, il servizio offerto da Monteco alla città non può certo definirsi all'altezza. Sono ancora tante infatti le segnalazioni che giungono dai cittadini di situazioni di sporcizia in alcune zone della città, ma anche di una difficoltà materiale a mettersi in contatto con l'azienda per prenotare il ritiro dei propri rifiuti. Il centralino, dicono, risulta occupato per tutta la giornata e l'unico altro modo per richiedere il servizio è via internet, con ovvie difficoltà per chi non usa o non possiede un computer. Ascoltiamo il servizio. Siamo alle solite. La Monteco è sempre più assente ed il telefono al quale i cittadini si possono rivolgere per le loro esigenze è sempre occupato. Al mattino si parte dalle 9 e resta così fino al termine dell'orario. Solo attraverso internet ci si può prenotare, ma si sa che molti cittadini non sono abituati a manovrare il computer, per cui si devono rivolgere a qualche parente più giovane che faccia per loro la prenotazione. Una situazione da terzo mondo, come del resto da terzo mondo, è la condizione della pulizia di strade, cassonetti, per non parlare poi del lavaggio, che è un'attività sconosciuta da mesi per le nostre strade. Si spera sempre che ci pensi la natura a risolvere il problema con una pioggia che pulisca dappertutto, ma con l'estate che è arrivata questa speranza sembra destinata a non essere esaudita. Ed allora dobbiamo attendere cosa per poter avere un minimo di pulizia? Se il cittadino non può neppure telefonare per avere le più elementari assistenze, come si pensa che si possa avere un servizio degno di tale nome? Oramai ci siamo così abituati alla sporcizia che sembra anormale quando vediamo una spazzatrice al lavoro oppure gli addetti
addetti alla raccolta che ritirano la spazzatura. Infatti accade anche questo, che alcuni giorni della settimana, in particolare il giovedì, non si provvede alla normale raccolta porta a porta e che tutto sia rinviato al giorno successivo. Insomma, dire che questa raccolta non funziona è solo un modo carino per dire la verità, perché il servizio è veramente scadente. Peraltro la polizia urbana più volte ha contestato alla Montequo il mancato rispetto delle regole, ma nessuno a Palazzo di Città si è preoccupato di girare le contestazioni alla società. Adesso un punto fermo lo dovrà mettere la nuova amministrazione, che avrà una bella gatta da pelare con una società, la Montequo, che oramai con Brindisi sembra non voler avere più a che fare. Ma nessuno dei brindisini rimarrà dispiaciuto da questa situazione. L'importante è che si volti subito pagina e ci si dia da fare per indire una nuova gara che sia appetibile e non disegnata d'arte per non far partecipare nessuno, come è avvenuto in questi ultimi anni. Il tempo è veramente molto stretto, appena qualche mese. Voltiamo pagina. Ieri presso la Chiesa del Cristo è stato presentato il restauro di due statue lignee, iniziativa promossa dall'Arcidiocesi di Brindisi in collaborazione con la società Storia Patria della Puglia. È intervenuto anche l'arcivescovo Monsignor Rocco Talucci. L'intervista. Allora professore, questo restauro delle statue lignee qui nella Chiesa del Cristo, in che contesto storico le datiamo? Beh, le statue sono senza dubbio della prima metà del XIII secolo. Anzi, io credo che il restauro che un brindisino, Vincenzo Cagliulo, farà, e questo è molto importante perché dimostra le eccellenze che noi abbiamo nella nostra città, riportandoci alla cromia originaria delle due statue, potrebbe anche rivelarci aspetti completamente inediti. Allo stato gli studi sono fermi sostanzialmente ai saggi della Krauthammer Ace, che però è degli anni 30, e a un intervento di una ventina d'anni fa di Alfredo Calabrese. Viceversa invece sono due pezzi di importanza eccezionale, perché sono unici, costituiscono un unicum nel Salento e direi anche per tutta la Puglia. Sono due punte emergenti di un tessuto che conosciamo ancora molto poco, anche perché si tratta di opere il cui stile rivela un'origine da parte dell'Europa centro-settentrionale, area renana o area di Chartres, e quindi c'è da capire se artisti di quell'area si sono spostati qui a Brindisi al seguito magari dei vescovi di quel periodo, o se si tratti di statue importate. Ovviamente, verosimilmente, è più vera la prima ipotesi, però questo poi ci apre tutto uno scenario sui rapporti appunto fra la nostra area e l'Europa franco-renana. Allora, Cagliulo, dal punto di vista tecnico, come si articolerà il restauro? Allora, noi organizzeremo un cantiere aperto qui nella chiesa, e quindi praticamente inizieremo dalle prime fasi, che saranno i preconsolidamenti, poi le puliture, perché il Cristo è offuscato dalle vernici antiche che si sono accumulate nel corso dei secoli, mentre la Madonna in trono, che è stata restaurata oltre 50 anni fa, credo o a Firenze o a Bari, dobbiamo ancora capire e recuperare le schede tecniche, e presenta altre problematiche, per cui si faranno le operazioni di restauro di prassi, cioè della pulitura, i consolidamenti, la rimozione delle ripinture, dello sporco d'ambiente che si è accumulato nel tempo, e poi appunto il cantiere sarà aperto. Per quanto cui... tempo? Beh, diciamo che dovremmo consegnare entro dicembre, però presumo che ci impiegheremo un po' meno. Io spero di trovarmi con la riapertura delle scuole, perché il progetto che avevamo concordato con i responsabili dell'ufficio dei beni culturali della diocesi era proprio quello di aprire il cantiere alle scuole, all'istituto d'arte o anche a chi fosse interessato. Allora, professor Caputo, in che contesto, ne abbiamo parlato prima, professor Carito, il contesto storico, ma adesso che valore hanno, che valore possono avere queste strutture? È un grande valore, perché la Chiesa del Cristo è stato sempre un punto di riferimento per i brindisini, non fosse altro che per esempio in questa chiesa già dal 1600 nacque la devozione rosariana. Basta vedere l'altare barocco immediatamente a sinistra con l'immagine della Madonna del Rosario per capire come
come e quanto fosse frequentata. Poi si aggiunga anche la leggenda, sia per quanto riguarda il Cristo sull'altare maggiore, sia per quanto riguarda la Madonna in trono col bambino, detta Madonna della Luce, perché si rivolgevano a lei le partorienti perché il bambino, il nascituro, potesse vedere la luce senza grossi problemi, ma detta anche Madonna della Pisara, che è un antico attrezzo agricolo con cui la leggenda sempre dice che questa Pisara, attraverso una corda, si attorcigliò al collo di un soldato francese che aveva fatto oltraggio alla Madonna stesso. Mentre invece per quanto riguarda il Cristo è ben risaputo che per una procella il Cristo fu posto sull'altar maggiore, nel momento in cui poi lo dovevano spostare per andar via non fu possibile questo, per cui Cappello, il nobile, diciamo così, che parlò col priore della chiesa, si accontentò del solo dito indice. Quindi, come vediamo, sono collegate parecchie storie, storie che si fondono con la realtà, per cui francamente, diciamo, grande valore sia per la fede, ma sia, come ha detto il professore Carito, anche per l'arte, perché si rifanno appunto alla scuola di Arnolfo di Cambio. Ingolo, allora, cosa rappresentano questi manufatti per la città di Brindisi? Lei farà sicuramente una relazione prima degli interventi. Sì, dunque, qui all'interno della Chiesa del Cristo sono custodite importanti opere lignee come la Madonna della Luce, il crocifisso che è sull'abside e anche un altro piccolo crocifisso poco conosciuto dai brindisini che si trova all'interno della sacrestia. Oggi quindi io illustrerò in particolare gli aspetti storici e artistici che queste importanti opere hanno, che non sono solo importanti nel territorio brindisino, ma bensì in tutto il Salento. Monsignore, un evento importante presso la Chiesa del Cristo, ecco, cosa rappresentano queste strutture una volta restaurate? Ma non solo la struttura, noi, l'attenzione nostra oggi è alle statue lignee, che sono un patrimonio, per noi innanzitutto di fede, ma di cultura, perché l'arte è stata la migliore forma per esprimere la fede. Quindi per noi è importante sia per il bene in se stesso, perché la cultura fa parte dell'uomo, sia per la fede che viene rappresentata, perché dice il senso del bisogno di Dio. Religione e cultura, in sostanza. Vanno insieme, devono andare insieme, uno esprime l'altro, uno sostiene l'altro. Presso Palazzo Granafesi è svolta la conferenza stampa dell'evento di presentazione della collezione Sposa 2013 di Alessandro D'Amico, l'iniziativa realizzata con il Comune di Brindisi e l'agenzia Altavoce di Elisabetta Bedori, e si terrà il 10 giugno in Piazza Mercato. Presenta la conferenza stampa anche il sindaco Mimmo Gonzales. Alessandro D'Amico, una presentazione alla presenza anche del sindaco di Brindisi Gonzales della nuova collezione Sposa 2013. Sì, una bellissima iniziativa sposata dal comune di Brindisi, quindi dal nuovo sindaco Mimmo Gonzales, e quindi organizzata direttamente proprio col comune, con il patrocinio della Camera di Commercio, Puglia Promozioni e provincia di Brindisi. Organizzato anche dall'agenzia Altavoce di Elisabetta Bedori, con la quale collaboriamo per altre cose. E nulla, una collezione voluta da un po' da tutti. Torniamo a Brindisi dopo tanti e tanti successi avuti anche fuori, e nulla. Uno stilista brindisino, tu dicevi tanti successi, ed è veramente così, un impegno che continua anche sul territorio. Questa è la presentazione, ma la sfilata quando la vediamo? La sfilata si terrà domenica 10, Piazza Mercato. Stiamo cercando di ricreare un vecchio borgo francese, perché la collezione è ispirata a Maria Antonietta, quindi alla Delfina di Francia, e collezione Sposa 2013, quindi di conseguenza è tutto quanto un po' un omaggio a quella che è stata la regina, secondo la nostra azienda, un po' fuori dalle righe. Elisabetta Bedori, lei è una talent scout, come si usa dire, in questo caso di stilisti. Il nostro Alessandro D'Amico, e l'Alessandro D'Amico di Brindisi, è sicuramente uno dei migliori talenti di questi ultimi anni. Assolutamente sì. Dalla parte sua ha un gusto straordinario, una formazione importante allo IED di Roma, e grazie anche a questa capacità
anche imprenditoriale, perché è importante anche questo aspetto, a prima botta è entrato nella rosa dei 20 finalisti del concorso Wuso Next di Alta Roma, che è un fatto molto importante, ed è stato invitato da diciamo, una personalità veramente molto importante di questo concorso, che è Simonetta Gianfelici, a partecipare a Room Service, un evento su Alta Roma, Alta Moda, dove c'è una grande selezione, quindi Alessandro è sicuramente il prossimo. Quindi Wuso Next, Alessandro D'Amico. Presso la sede dell'ECIPA si è tenuta la giornata conclusiva del corso di formazione per sarta di scena, percorso pratico teorico finalizzato al recupero di un antico mestiere applicato ai settori del teatro, del cinema e della televisione. Vediamo. Signora Narita, lei è una delle 5 stagiste per questo corso di sarta di scena dell'ECIPA. Tra l'altro lei è stata bravissima perché è stata contattata durante il corso addirittura dai direttori di scena. Sì, ho avuto la fortuna di svolgere lo stage in regione presso il Politeama Greco durante la stagione lirica ed è stata un'esperienza bellissima. A fine stage mi fu chiesta la collaborazione per dei lavori, per cui ho confezionato alcuni pantaloni e poi ho partecipato alla performance di Luigi Presicce con Antonella Cannarozzi, famosissima costumista, e sono stata la sua sarta di scena. E dopodiché ho anche avuto il piacere e l'onore di collaborare per l'allestimento della mostra dei costumi di scena del maestro Carmelo Bene al Museo Sigismondo Castromediano di Lecce, e quindi ho avuto subito un'esperienza, ho potuto mettere a frutto subito quello che avevo imparato durante il corso qui ad ECIPA. Questa è anche un po' la dimostrazione, signora, a chi dice che questi corsi in realtà non servono, invece così non è stato, almeno nel suo caso. No, servono, e ci vuole anche la volontà di realizzare qualcosa, di fare qualcosa, molto dipende da noi come ci approcciamo, e comunque il mestiere della sarta è un mestiere bellissimo che non deve assolutamente scomparire, soprattutto per le giovani generazioni, è un'arte in tutti i sensi. Abbiamo ascoltato la testimonianza di una signora che non solo ha goduto di questo stage, di questo corso, ma neanche, voglio dire, tratto un'esperienza personale lavorativa. Sì, assolutamente, grazie a questo percorso professionale di parte teorica e di parte di stage sia in Puglia che in Basilicata abbiamo dato la possibilità a una delle nostre allieve di fare un'esperienza pratica sul campo. Abbiamo creato 16 donne sarte di scena, quindi abbiamo rivalorizzato un antico mestiere che era quello della sarta e del maestro Dago e Filo, e l'abbiamo declinato e adattato al territorio rispetto anche a quella che era l'esigenza di un profilo professionale che mancava nelle aziende e soprattutto mancava nelle sartorie teatrali dietro le quinte del cinema e della televisione. Le abbiamo formate, abbiamo dato loro la possibilità di entrare direttamente nelle aziende e adesso diamo loro l'in bocca al lupo perché possano crearsi il loro futuro professionale. La linea va ora alla regia per la pubblicità, fra pochissimo con la pagina sportiva.